era un businessman con un'idea in testa. Lei, ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi, pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea? Non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... Lui si svegliò senza lei, nudo nella tempesta là fuori Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Rosse parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Sembrava la mia bolsa guarda. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. She's
night to get lucky. We're up all 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 night to get lucky. Cavolino, siamo in diretta, aia! Stai zitto! Siamo in video! Dai, andiamo! Morto. Siamo in video Rai! Com'è Niki? Spiegami! Eh? Fede, com'è che siamo sul video? Siamo sulla Rai in questo momento? Cosa dici? Tibetano più lungo del mondo, eccolo là! E anche più alto! Ok? Si va? Io ci sono, World Master in Sirius, ciao ciao ciao. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Ciao. Fantastico. Spettacolo allo stato puro.
siamo nel comune di Usso. Paesino splendido, tipico paesino di montagna. Antico, di un tempo. Qui ci sono degli oriundi italo-ungheresi della Val d'Aosta, dei donatelliani del periodo paleozoico. Sto facendo un video, Don. Comune di Usso. Il lavatoio, l'antico lavatoio. Scusate signori, sapete per andare dove dobbiamo andare? Da che parte dobbiamo andare? Non si trova mai più di me. Ora prendo. Ciao, dateci un'intervista. Qui siamo del canale Aurum Sestrier che si vede su Rai 1. Diteci qualche cosa. Quanti anni avete? Cosa portate? Un fiorino. Che numero di scarpe avete? Taschi. Bravi. Avete vinto? Una vacanza ai Caraibi a nuoto per 40 persone. Wow, questa è qualche altra cosa. Ti piace questo posto? Fantastico. È fantastico, io dico. Una cosa stupida. Ma me lo spiegate? Articolata, perché se tu mi chiedi, io quando sono venuto la prima volta qui, Mura, sono venuto qui da turista, mi sono visto, sai, l'uomo Sagasino, museo egizio, sono salito sulla mole e compagnia. E per me era la città più la città meravigliosa. Quello sì. Poi dopo quando la vivi? Quando la vivi, nel senso sì, che magari hai da turista. Però dice, alla fine è una città che non ha, che senso una città che non ha? Nel senso che le stesse difficoltà che tu troveresti in un'altra città trovi qua. Perché? Perché ci lavori. Ma solo per quello. Non perché sia brutta la città, perché tu. No, ma questa, cioè, tu mi devi dire questa, come ci, questo che ti voglio dire. Ti fermo un attimo e ti dico, ma questa via come ci sta male? Non è possibile. E per, secondo te è per quello che è così piccola questa via? Sì, sì, secondo me sì. Poi secondo me apposta. Nicolino, due bambini che invece di guardarsi in giro. Quanto è bello questo posto. Dai. E qua, Nico, andiamo? Ma che posto bello è questo? Cioè, ma tu guarda che roba! Dona? Stupendo sto posto qua! È fuori dal tempo! Nico, qua ci sono 5 gatti e mezzo! Mi hanno detto di venire su, dove stanno andando? Sono 5 gatti e mezzo ci sono! Non lo so, gli ho chiesto al bambino ma il fuoco. Devo aver fatto il gatto.
Vali. Ciao ciao. Sempre a Usso, un posto meraviglioso, antica, l'antico lavatoio. Cosa piccola? Sì, vi faccio una foto sul tetto, dopo... Ah, scusami. No, no, no. Cos'è? Via della Lepre. Qui c'è il mulino adesso, eh. Adesso fatevi vedere tutti le... Venite qua, belle, dai, su. Fate una... Tanto non c'ho la... Piacere Dante, sommo poeta. Adesso Anna Maria, sommo la lesbiana. Ditelo voi. E insomma che... si dice, vediamo se dico un'altra cosa delle cose che io imparo ogni tanto dai miei amici. Tomo tomo, cacchio cacchio, la passeggiata ce la siamo fatta pure oggi. Arrivo che vi fa... Oh. Diglio, diglio, diglio. Qui, sua madre gli dice tu sei un babba solo. Fatevi vedere voi. Vado giù, filmo la cosa, poi vengo e vi faccio la foto. Il lavatoio. Antico lavatoio, ma che bello. Fantastico. Siamo in un altro tempo, ragazzi. Siamo nel Medioevo. Anche un po' dopo, direi. Oh, ragazze, correte, vedete, venite qua voi tre, ragazze. Di corsa, vai, vieni, vieni. Vali, venite, correte che c'è una cosa per voi. Corri, vieni qua. Voi tre ragazze. Corri, correte qua. Ecco così c'è. Corri, uno per uno. Fantastici. Venite qua, venite, correte ragazze. C'è un... Ci sono tre codini colorati per voi che hanno lasciato le donne, quelle che venivano a lavare ai tempi qui nel Medioevo. Lì hanno lasciato tre codini e hanno detto quando verranno quelle tre ragazze. C'è un messaggio nella bottiglia, sai che quel butti nel mare. Qui è arrivato fino al lavatoio e c'era scritto per quelle tre ragazze ci saranno tre codini. E per quei tre ragazzi faremo gli shatushi. Ok. I tre ragazzi sono Nico, Fede e Fabio, giusto? Giusto. Questo è l'antico mulino per macinare i cereali. Sono qua, arrivano. Queste le ruote con cui si macinava, mulino Canton. Fino al 2001 addirittura è andato. Eccolo qua. Derattizzato. Ma che posto fantastico, cioè questo è proprio una cosa, è fuori dal tempo questo posto, cioè è proprio fuori dal tempo. Il torrente, il mulino, cioè bellissimo, bellissimo. Eccolo lì il mulino, ma io avevo visto solo le macine, ma non avevo visto la ruota qua. Mamma mia, ma va che bella. Fantastico, vi faccio la foto qua con la ruota, Max, la vuoi? Signora Avolio vuole una foto con la ruota del mulino, con suo marito? No? Se no sa cosa facciamo, signora Avolio? Mettiamo suo marito dentro la ruota e gli facciamo fare come il criceto, la facciamo girare e gli facciamo la foto dentro lì. Sono le nostre, lo sono. Sono là, dietro la curva, gli ho detto di venire. Vieni, vieni, andiamo. Gira la ruota, lui dentro che corre come il criceto e poi gli facciamo la foto. Lì
Dillo uno. Ma puoi usare la lingua per dire uno. Uno. Ah, io vi... No, io sto facendo il video. Vi sto facendo il video. Va bene, molto bene. E certo, vi prendo anche voi per prime, le prime davanti. Non puoi schiacciare. Sull'ascensore non puoi. Ho pensato dopo, altrimenti mi buttavo avanti. Oddio! Uno a punteggio. Caccia. Eccole qui le due fotomodelle di dell'Aurum Hotel. Aurum Hotel, attento. Aurum Motel. Auru Motel. Ma tu la sigla nuova non la conosci, certo che la conosci. Quale? Aurum Hotel, attento. No. Tagga, tagga, guarda, guarda, caro. No. Federico che bisogna giocare col pallone, non incartarsi con la gente lì. Siete già 3 e 3. No. Uno. Infatti vedi, ho mirato i film, non mi racconto. È tua, Vale, è tua! Perché non è bagherato? Fabio! Sì, siamo arrivati. Fabio, uno! Se volete anche qua c'è un po' di spiaggia per mangiare, almeno mangiare. Va bene, vediamo. C'è un po' di onda, un po' di sole. Questa signora qui. Salve. Come sta? Siamo della... Eh? Adesso glielo diciamo. Siamo della televisione ungherese. Potete anche andarvene. Volevamo un'intervista. Che tardi. Una... Ma si copre proprio anche la signora. Ecco, adesso inquadriamo questo bel cartellino. Vietato fare picnic nei prati tagliati e recintati. E noi mo ci mettiamo a mangiare proprio qua. Secondo me sì. Cioè, giusto per dire che ci sono anch'io, eccomi qua. Ci sono, hai visto che ci sono anch'io. Lei è testimone.